Nido Asilo Mobile è l'idea imprenditoriale che sta traducendo Vanessa Boccia, che ha avuto questa intuizione. Di cosa si tratta? Si tratta di un asilo nido mobile, on demand, che quindi può essere facilmente trasportato grazie all'utilizzo di container marittimi coibentati, quindi rese a norma, confortevoli per ospitare i nostri piccoli ospiti e che quindi andrà a risolvere quei problemi derivanti un po' dalla carenza di posti in asili nidi pubblici oppure asili nidi aziendali che possono colmare quel bisogno che attualmente una madre o anche un padre si trova ad affrontare, magari non avendo i nonni o comunque un aiuto. È un progetto che nasce sulla base di un business plan articolato, è stata seguita dalla Camera di Commercio di Modena, ma soprattutto con passi ponderati, è andato proprio a studiare quello che è il mercato, no? Sì, esatto, infatti grazie alla consulenza in Camera di Commercio mi sono potuta rapportare con il mercato e quindi andare proprio personalmente dai miei potenziali clienti per capire se era un progetto che poteva nascere o meno. E mi sono accorta che il tema degli asili nido è molto sentito, soprattutto dalle grandi aziende, e ho ottenuto diversi positivi riscontri sia da loro ma anche da diverse amministrazioni comunali che possono essere interessate a migliorare o ampliare la loro offerta. C'è un progetto pedagogico anche alla base, lei ha parlato di PGE, che cosa sono? Sì, in realtà infatti non sarà un vero e proprio asilo nido, anche se ne avrà tutte le parvenze, è un piccolo gruppo educativo nel senso che non potrò ospitare più di 7 bambini, quindi sarà un luogo piccolino, confortevole, ma che comunque per entrare nei parametri della legge italiana non potrò appunto varcare la soglia dei 7 ospiti.